vi stupirò con effetti speciali. Ma che grigia sta giornata che non vuol finire mai. Carta, forbice e matita, coloriamola un po' noi. Corri, porta i tuoi colori, c'è già ombretta sul canale. Guarda quanti sono gli amici che si incontrano su Arte per te. Questa è Arte per te. Arte per te. Ciao a tutti e benvenuti da Ombretta e dalla sua idiozia su Arte per te. Oggi ritorniamo a parlare di acquerello, ma ritorniamo a parlare di acquerello in una maniera un po' differente. Fa parte sempre della tecnica dell'acquerello quello che vi andrò a dire oggi, ma è un modo diverso di utilizzare l'acquerello, dando degli effetti alla materia acquerellata. Abbiamo già visto il masking fluid e i sostitutivi di esso e i fluidi da mascheramento come possono essere sostituiti. Vi lascio nelle schede informazioni appunto il video di riferimento e anche quelli sono degli effetti. Vi ho fatto anche vedere i prodotti acquerellabili e anche quelli danno degli effetti. Ora invece andiamo ad apportare noi meccanicamente degli effetti sull'acquerello, rimaneggiandolo magari con altri materiali. Eh sì, perché gli effetti cromatici possono essere voluti direttamente da noi sul foglio apportando dei materiali o immettendo il colore con dei materiali che siano differenti dal pennello. Spostiamoci sul piano da lavoro e andiamo a capire meglio di cosa sto parlando. Benvenuti a questa nuova lezione del corso di acquerello. Oggi tratteremo degli effetti d'acqua, quindi come dare degli effetti particolari al nostro acquerello o al passaggio del pennello semplice. Ci occorreranno gli acquerelli, della carta per acquerello e poi diversi materiali, alcuni dei quali anche mi mancano. Per esempio, non avrò una spugnetta naturale, che è l'effetto base, diciamo, dell'acquerello, ma potrò usare una normale spugnetta da cucina, anche questa con la parte più dura in paglietta, diciamo così. Potrà servirci una cannuccia, potrà servirci uno spazzolino, potranno servirci dei fazzolettini di carta, così anche come dei dischetti o dell'ovatta, dischetti di ovatta o dell'ovatta, così come anche delle tele o delle trame particolari, così come anche della plastica. Questa è la plastica che avvolge i tovagliolini di carta, per intenderci. Ma potremo anche aver bisogno, e avremo sicuramente bisogno, dei pennelli. Anche dei pennelli scadentissimi, come per esempio questo, no marca, diciamo così, no brand, con delle setole dure che difficilmente si potrebbero utilizzare in acquerello, specialmente questi di questo pennello, ma naturalmente noi performeremo anche con dei pennelli d'acquerello. Io con voi non userò dei pennelli altamente performanti, proprio per farvi vedere che le cose si possono fare anche spendendo molto poco. Useremo anche del sale fino e grosso, useremo anche uno spiedo, un bastoncino, qualunque cosa appuntita che comunque però non gratti via eccessivamente il foglio. Insomma, ci sbizzarriremo a conoscere i diversi effetti che può dare l'acquerello sul nostro foglio. Ora, scelgo un colore, andiamo con il solito blu, dai, così non ci disabituiamo. Adesso guardate, bagnato su asciutto, faccio un bel quadratino di passaggio, è uno degli effetti più facili. È quello che si ottiene col sale grosso, che metterò solamente in alcune parti per farvi vedere anche la differenza. Ok? Stessa cosa faremo anche col sale fino. Questo è un modo anche più creativo di affrontare il discorso acquerello ed è anche un modo che ci permetterà di ottenere degli effetti differenziati a seconda dei lavori che vogliamo fare e che magari non riusciamo ad ottenere con il pennello. Conoscere questi trucchetti, diciamo così, rende molto più divertente il lavorare con gli acquerelli. Questi sono tutti effetti che sto dando con asciutto su bagnato e sono tutti effetti che richiedono, molti di questi insomma, che richiedono l'asciugatura in loco. Dopo il sale fate un altro quadratino, ma questo fate finta che non sia il vostro foglio, è un posto dove voi state intingendo la vostra miscela, perché poi io andrò a fare questo lavoro, ma la parte che c'è sotto non darà la parte finita, cioè voi non avete sotto una trama, però
Se prenderete questo e la passerete su un foglio di carta a mo' di timbrino, diciamo così, l'effetto che sarà questo effetto rovinato di tela, ed è un effetto molto bello in alcuni punti. Potete usarlo sia per l'acquarello, degli acquarelli un po' particolari, sia per le tecniche pittoriche miste. È molto carino. Ora, io l'ho imbibito poco, volendo potreste imbibire, è che è un po' rischioso direttamente la tela, è un po' rischioso nel senso perché si riempie troppo d'acqua, e quindi poi ripassare, vedete? Ma questo è già più disordinato di questo, che viene più bello, cioè passando su un foglio di carta mettete la tela e poi la stampigliate nel vostro lavoro e vedrete che bell'effetto. Un altro effetto molto molto particolare lo dà la plastica, anche i pacchettini dei fazzolettini di carta, no? Voi li mettete così tutti stropicciati e aspettate però che si asciughi sulla superficie il vostro pezzettino, quello per graffio. Quindi si passa una mano e o direttamente sulla prima, e questo per esempio è bellissimo sui prati, si graffia un po' il foglio e quindi la barbetta di carta che ne viene fuori assorbirà in maniera differenziata il colore, che diventerà più scuro nelle parti dove è passato il nostro bastoncino. Per esempio per un campo di grano, per un campo disordinato, insomma questo effetto può molto molto aiutare. Un altro effetto molto carino è quello che si ottiene con uno spazzolino da denti vecchio, che si imbibisce nel guazzetto di colore e poi rilascia il suo spandersi. Niente per fare questo lavoro è meglio del spazzolino. Io adesso qua, rischiando tutto, devo avvicinarvi, guardate che bell'effetto. Questi effetti possono essere anche combinati, per esempio io qui dove non ci ho messo niente, diciamo, ho messo soltanto l'acqua e il colore per stampare, potrei anche includere un effetto e dare quindi queste ombreggiature che siano più o meno evidenti. Questo effetto è stupendo. Un effetto simile, un po' più grossolano, invece si ottiene con un pennello in setola rigida. Più grossolano perché gli schizzi saranno leggermente più grossi e più, voilà, molto più a galassia, diciamo così, va bene? Un effetto molto bello, e adesso ci addentriamo mia mano con questo su un altro argomento, perché qui parliamo di effetti e trasparenze. Un effetto molto bello lo dà anche l'ovatta, che potete o ritagliarvi in modo da voi richiesto o semplicemente usarla così tamponandola. La lascio qui qualche attimo. Chissà se è finito lui. Lo rimuovo? Dai, rimuoviamolo. Voilà! Guardate che bell'effetto tutto screziato. Se lo avessi lasciato in posa per molto più tempo, questo effetto tutto così mosso, immaginatevelo su una foresta, delle fronde, sarebbe stato ancora, ancora più bello. Naturalmente, e qui mi viene ad agganciarmi per esempio sul come fare le nuvole, ci sono tanti altri modi per lavorare l'acquarello con degli effetti. Uno dei modi più semplici naturalmente è la carta, quindi asciugare lì dove voglio che ci si differenzi cromaticamente da bagnato sulla carta. Questo è anche un modo bellissimo per fare le nuvole. Altro modo per ottenere un effetto simile ma meno sfrangiato, più pulito, lo si ha con il pennello stesso. Ora io qua faccio due quadrati, lui, e lo faccio asciugare un attimo, e invece ne terrò da fare un altro e lo lavorerò a bagnato. Guardate, asciugo perfettamente il mio pennello
e quindi vado a ripescare parte del colore dal mio dipinto. Quindi asciugo e ripesco. Più il pennello è asciutto, meglio questa operazione si compie. E quindi anche questo è un modo molto molto carino di fare le nuvole. Da una combo, perché potreste fare questo con qualche granellino di sale, viene una cosa sfumata e movimentata. Questo lo stiamo facendo, questo invece con la carta viene splendido, direttamente splendido. Voilà, asciughiamo bene bene il pennello, perché più il pennello è asciutto, più ovviamente tira via il bagnato. Vediamo che bello anche l'effetto che lascia l'ovatta. Ok, lei tira via, si vede, ma in maniera molto molto delicata. Ok? Sono tanti modi di usare l'acquerello che voi però dovete anche vedere in un'ottica di simbiosi, cioè tutti questi effetti possono anche coesistere in un solo lavoro. Un altro modo simpaticissimo, specie per i lavori moderni e per le velature, ve lo faccio qua. È un modo molto molto bagnato. Trae i suoi fondamenti, le sue fondamenta nell'utilizzo della china e dà degli effetti molto molto particolari che difficilmente si potrebbero ottenere diversamente. Lo fate con queste, con le cannucce o anche, che ne so, con le bic. Sale grosso, sale fino, tela bagnata, bagnato su un foglio di carta, mi raccomando, plastica bagnata, graffio sul foglio, schizzo con, poi ve li scrivo, schizzo con spazzolino da denti, soffio a cannuccia, schizzo con pennello a setola rigida. Gradazione con ovatta, trasparenza con carta de tovagliolo, quindi carta morbida, estrazione del colore con pennello da bagnato su bagnato e adesso estrazione del colore con pennello da bagnato su asciutto. In questo caso invece si deve sfregare, quindi è come far rinvenire, no, è come? È far rinvenire il colore una volta asciutto e distribuirne quello che togliamo nelle zone invece che vogliamo che lo accolgano. E voilà. Perché differenza c'è tra questo e questo? La vedete. Questa sorta di nuvolozza, diciamo così, questa mancanza di colore è sicuramente meno sfacciata di questa, perché qui già il pigmento ha macchiato la carta, quindi quando io vado a togliere avrò sempre una base cerulea o del colore che avevo. Qui invece si ripristina quasi totalmente il bianco del foglio, quindi la scelta dell'una o dell'altra differenzia anche dall'effetto che voglio avere. Che dite? Libero dal sale? Proviamo? Ok, vediamo, proviamo. Guardate l'effetto col sale grosso, il sale, invece il sale piccolo ancora, il sale fino ancora non è asciutto, ma non vi preoccupate perché prima della fine di questa lezioncina dinamicissima, credo, lo proveremo. L'effetto con la plastica, bellissimo, modernissimo, l'effetto graffiato. Romanticissimo, quasi impressionista, l'effetto con i puntini fatti da spazzolino da denti, l'effetto soffiato, bellissimo in combo con questo con la plastica per lavori moderni, l'effetto a galassia invece lasciato da un pennello a setola rigida, la trama tela, questa io vi prego di tenere in considerazione, questa invece è passando direttamente col pennello sulla tela, questa invece è imbibendo la tela su una porzione di foglio colorato e guardate quanto è più definita questa rispetto a questa paradossalmente. Poi sale grosso, gradazione di colore con ovatta, poi estrazione del colore con carta,
estrazione del colore con pennello da bagnato, quindi pennello bagnato su asciutto, estrazione del colore da asciutto, quindi un pennello quasi asciutto su fondo bagnato. Quindi varie tipologie di lavori per varie tipologie di effetti. Proviamo adesso a dare un effetto con la spugnetta, quella rigida, quella con la paglietta. Lasciamo asciugare. Voi non riuscite a vederlo, ora ve l'avvicino, ma dà una sorta di pittura ruvida. Guardate, voilà, vedete? Lo stirato dell'acquerello scompare e lascia tanti piccoli puntini. Allo stesso modo, come abbiamo fatto per la tela, si può lavorare anche così. Ok? E dare queste, per esempio, su un cespuglio, su dei rovi, col verde, questo effetto è molto bello. Bellissimo anche con la spugna naturale, purtroppo non ce l'ho da farvela vedere. Vi faccio vedere invece la spugnetta sintetica, questa qui, dei piatti. E anche questa è molto carina, perché è delicata, dà l'idea di spruzzo, però nello stesso tempo è più morbida della paglietta. Quindi, per esempio, per un cespuglio si potrebbero dare differenti basi, una base più morbida sotto, delle definizioni maggiori con invece questa parte. Si può anche stendere il colore e non si deve per forza usare un pennello per lavorare ad acquerello, specie nei lavori che possono essere, diciamo così, alternativi. Per togliere l'eccesso di sale, io picchietto da dietro, ovviamente. Qualche granello è rimasto, ma l'effetto, qualche granello ancora è umido, ma l'effetto lo vedete, sono queste zone un po' sbiancate perché il sale ha trattenuto totalmente il colore. Qua ancora non si vede bene, però ve lo farò vedere benissimo in fotografia, quindi attendete solamente un attimo. Perché questo video? Perché l'acquerello viene sempre affrontato come un qualcosa di estremamente classico, poetico o illustrativo. No, toglietevi questa cosa dalla mente. L'acquerello è una tecnica pittorica che può essere sondata da molti e diversificati punti di vista. Sta a voi dare libero sfogo alla creatività, dalle forme più classiche alle forme più azzardate. Quindi divertitevi e soprattutto conoscete i materiali e conoscete le forme della loro declinazione. Bene, vi lascio le foto e poi ci vediamo di là per ancora un po' di chiacchiera. Visto quanti effetti differenti per un unico materiale, a me sembra necessaria questa lezione a questo punto del corso, perché da questo momento in poi, magari nella messa in opera di un acquerello, voi possiate scegliere liberamente il tipo di effetto con cui ottenere, che ne so, una fronda di un albero, o le increspature di un mare, o la schiuma di un mare, o delle nuvole. Penso che questo video possa essere molto interessante anche per chi vuole affrontare l'acquerello non nelle forme classiche, ma nelle forme moderne ed astrattiste, perché danno delle soluzioni differenti anche per sovrapposizione. Immaginatele queste tecniche applicate l'una all'altra, sia con la stessa cromia che con cromie differenti. Insomma, veramente apre un mondo alternativo a quello che è il mondo consueto di usare l'acquerello. Bene, spero che questo video sia stato di vostro gradimento. Se è così,
un bel pollice in su, me lo dovete querellare proprio per forza, e condividete questo video sempre se vi va sulla vostra pagina Facebook. Io vi aspetto sempre sulla mia di pagina Facebook, vi aspetto anche sul mio blog e su Instagram, e vi aspettiamo insieme a Gabriele su Due Cuori Una Cappa, il nostro mondo goloso, mentre da sola, se ci vogliamo fare quattro chiacchiere in libertà, senza parlare di nulla che non sia arte, che non sia cucina, senza parlare di un argomento specifico, ma solamente del nostro modo di vivere, di stare a questo mondo in libertà, io vi aspetto anche sul mio nuovo canale Ombretta. Vi metto il link da qualche parte qui sullo schermo. Bene, non vedo l'ora di avervi tutti anche dall'altra parte per parlare con tutti voi anche di altri argomenti. Adesso non mi rimane che salutarvi e rimandarvi al prossimo video. Da Ombretta e da Arte per Te è tutto. Arrivederci, alla prossima!